L'operazione antidroga anche a Giulia Nova. L'Alba e i carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, insieme ai colleghi di Roma, Ascoli Piceno e Fermo, hanno eseguito misure di custodia cautelare nei confronti di 10 persone. Gabriele Mastellarini. È Fort Apache, la maxi operazione dei carabinieri finalizzata a stroncare il traffico di droga in Abruzzo, con ramificazioni nelle Marche. Eroina e cocaina provenienti dall'Albania venivano spacciate da famiglie rom della provincia di Teramo, toccando anche le regioni limitrofe, prima fra tutte le Marche. Protagonisti del blitz, circa 80 carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, insieme a quelli di Roma, Ascoli, Piceno e Fermo, che hanno eseguito 10 ordinanze di arresto emesse dalla Procura della Repubblica di Teramo a carico di cittadini italiani, albanesi e romeni, dopo una lunga inchiesta fatta di pedinamenti e intercettazioni telefoniche, in particolare a Giulia Nova. Le manette sono scattate all'alba nei quartieri Annunziata e La Rocca, della cittadina adriatica teramana, che erano riferimento di molti acquirenti, anche di comuni e regioni vicine. I carabinieri hanno sequestrato 7 kg di eroina e uno di cocaina, oltre a denaro contante. Un lavoro che ha portato attraverso pedinamenti, intercettazioni, investigazioni, individuazione di questo gruppo che faceva arrivare un fiume di droga su tutta la provincia di Teramo e veniva distribuito attraverso appunto albanesi, rom, ma anche pusher, che preposte a darli a tutti i consumatori. Gli inquirenti hanno sottolineato l'elevato tenore di vita degli arrestati che, grazie allo spaccio di stupefacenti, riuscivano ad acquistare numerosi immobili di pregio. Ancora cronaca con l'operazione antidroga a Giulianova in provincia di Teramo, 10 le misure cautelari, Gabriele Mastellarini. Eroina e cocaina dall'Albania all'Abruzzo. Una vasta rete di spaccio di stupefacenti è stata sgominata in un blitz dei carabinieri nell'ambito di una maxi operazione che ha interessato 80 militari del Comando Provinciale di Teramo, insieme a quelli di Roma, Ascoli, Piceno e Fermo, che hanno eseguito 10 ordinanze di arresto a carico di cittadini italiani, albanesi e romeni, emesse su richiesta della Procura della Repubblica di Teramo, dopo una lunga inchiesta fatta di pedinamenti e intercettazioni telefoniche, in particolare a Giulia Nova. Le manette sono scattate nei quartieri Annunziata e La Rocca della cittadina adriatica teramana, che erano riferimento di molti acquirenti. I carabinieri hanno sequestrato 7 kg di eroina e uno di cocaina, oltre a denaro contante. Fort Apache, il nome dell'operazione, coordinata dal maggiore Vincenzo Marzo, comandante dei carabinieri di Giulianova. I rom si erano organizzati in una sorta di roccaforte, quindi ecco da qui parte il nome dell'operazione Fort Apache. Perché intendevano questa abitazione come un vero e proprio fortino, quindi si erano organizzati in modo da poter respingere eventuali incursioni da parte delle forze dell'ordine che volevano fare i controlli, insomma.